bentrovati nella cucina di Cucina Naturale. Io sono Marzia Riva ed oggi insieme prepariamo la torta al limone con i semi di chia. Per realizzarla ci occorreranno 320 g di farina, 240 g di zucchero di canna, 3 uova, 200 g di yogurt bianco al naturale, 2 cucchiai di semi di chia, una bustina di lievito, 80 ml di olio di mais, 60 ml di latte, 2 limoni. In una boule andiamo a mescolare la farina con il lievito e i semi di chia. In un'altra boule, un pochino più alta, andiamo a rompere le uova. Aggiungiamo poi lo zucchero. Ne basteranno 190 grammi. A questo punto le dobbiamo montare in modo tale da amalgamare le uova con lo zucchero e creare un composto schiumoso. Quando il composto è ben spumoso, possiamo aggiungere un cucchiaio alla volta la farina. Ogni volta andiamo a mescolare in modo tale che si crei un impasto omogeneo, alternando inoltre anche lo yogurt, il latte e gli altri ingredienti della ricetta. Quando è ben amalgamato, il nostro composto è pronto. Andiamo poi a mettere anche della scorza di 2 limoni. Foderiamo la teglia con un foglio di carta da forno. A questo punto siamo pronti per andare a versare il nostro impasto nella teglia. Possiamo sbattere un po' la teglia per poter livellare completamente il nostro composto. A questo punto la inforniamo a 180 gradi per 30-35 minuti. Mi raccomando, il forno deve essere già caldo. La nostra torta ora è pronta. Possiamo irrorarla con uno sciroppo a freddo. Spremiamo un limone. Per fare questo passaggio possiamo usare il limone che abbiamo utilizzato precedentemente per la scorza. Andiamo a preparare la nostra glassa a freddo mettendo in una boule il succo di limone e aggiungendo poi i restanti 60 g di zucchero. A questo punto mescoliamo bene in modo tale da renderlo omogeneo e far sciogliere completamente lo zucchero. Con uno stuzzicadente andiamo a bucherellare la nostra torta quando ancora è ben calda. Questi fori ci servono per far assorbire la nostra glassa nella torta. Ora possiamo nappare la superficie della torta con la nostra glassa. A questo punto facciamo completamente raffreddare la nostra torta. Durante il riposo si raffredda e assorbirà completamente la glassa che abbiamo versato. Poi è pronta per essere gustata.